Ciao a tutti, Elena ed Eroina. Allora, in questo video vi spiego una volta per tutte perché porto i capelli lunghi. Allora, a parte il problema che tutti conoscete perché ho la fronte alta e quindi avere comunque dei capelli lunghi, magari un ciuffo o una frangia lunga, però la frangia a me non piace, diciamo che sì, praticamente avendo una frangia comunque andate a, o un ciuffo andate praticamente a coprire la fronte alta, ma non è questo il vero motivo. Il vero motivo è che praticamente io mi faccio crescere i capelli e qua mega scoop, perché in teoria il mio desiderio più grande è quello di cambiare sesso. Ora voi direte, sì, ma che c'entrano i capelli lunghi? C'entrano, perché sì, è vero, una ragazza può essere bella anche con i capelli corti, però ultimamente avendo i capelli un po' più lunghi, che poi non è che sono chissà quanto lunghissimi ancora, ho anche, che potete vedere, le unghie lunghissime, me lo dicete sempre nei miei video, perché molti video si vedono e sono mie naturali. E il bello è che non faccio niente per curarle. La cosa è che, oh mio Dio, si sta oscurando. Bene, un secondino, ragazzi. Scusatemi, ma c'è oggi un tempo strano, quindi la luce se ne va, viene, eccetera, eccetera. E quindi niente, volevo dirvi che con il lavoro che faccio purtroppo non posso permettermi di iniziare il percorso, perché comunque ci vogliono tanti soldi, ma non per gli ormoni, perché alla fine gli ormoni quelli non è che costano chissà quanto, perché ho degli amici che fanno e amiche che fanno questo trattamento per poi fare le operazioni, però le operazioni, specialmente quella per cambiare sesso, costa un botto. Magari il seno costa di meno, però proprio quella definitiva per cambiare sesso costa l'ira di Dio, potete anche informarvi voi. E con il lavoro che ho non posso permetterle, quindi faccio di tutto per avere un aspetto femminile, per iniziare anche io a vedermi magari in qualche modo diverso. E quindi sì, momentaneamente la barba, perché in teoria mi secca toglierla e non ho avuto nemmeno tempo, perché praticamente però mi sono svegliato tardi per via dei reali, tipo il pomeriggio al lavoro, perché lavoro dal pomeriggio alla sera, quindi in teoria non ho avuto nemmeno tempo per farmela. Però sì, faccio tutto per avere un look femminile, infatti ed è per questo che ho tantissime extension, ho tantissime parrucche, ho anche molti trucchi, ed è per questo che comunque ho un aspetto un po' più o meno femminile. E per l'appunto lo faccio per più che altro iniziarmi a vedere in un altro modo. So che purtroppo cambiare sesso non è veramente un bel percorso facile, è un percorso molto doloroso, molto stipendioso, perché ci vogliono tanti soldi, ed è un percorso che prima o poi vorrei iniziare. Se avessi un nuovo lavoro, non vi nasconderei che sia proprio la prima cosa che io vorrei fare, cioè nel senso, ok, come cazzo sto parlando? Nel senso, se io avessi un altro lavoro, quello sarebbe il mio primo obiettivo. Ok, cambiamo sesso, me ne frego di tutto e di tutti, facciamolo. Ma non è che cambio sesso, voglio cambiare sesso perché non so, un capriccio mio, o perché magari non lo so, me lo dice qualcun altro. No, lo faccio più che altro per me stesso, perché purtroppo sono nato in un corpo che non mi appartiene e che non sento totalmente mio, e poi mi voglio avvicinare al mondo femminile per tantissime cose che non sto qua a spiegarvi. Magari ve ne parlerò in un video più avanti, perché è un discorso più, molto più delicato. E quindi per questo, quindi niente, più che altro tengo i capelli lunghi per questo, perché è
la prima cosa che comunque ti fa pensare, oh mio Dio, mi avvicino di più a un mondo femminile, perché con i capelli corti, giustamente, il prototipo dell'uomo è capelli corti, la donna capelli lunghi, ma in teoria non è più così, e per chi se ne frega dei propositi. I capelli comunque mi aiutano tanto perché visto che li ho lunghi posso applicare extension. Infatti, come vedete in alcuni miei video, ho varie parrucche, la parrucca rossa l'adoro, anche delle extension indossate. Nel video che vi ho detto di iscrivervi anche nel mio 21 button, avevo praticamente delle extension, solo che ho fatto quel colore, il mio anche è nero perché in teoria le station erano leggermente più scure e si vedeva un po' il distacco, quindi per questo quel video in bianco e nero, per questo volevo dirvi. Ah, volevo dirvi anche un'altra cosa, voi molto spesso vedete i miei video in una qualità un po' bruttina, sotto il video dove tipo mettete la pausa, alla vostra destra potete mettere che c'è una rotellina 720 che mi vedrete leggermente migliore. So che comunque lo dico da tanto, però il mio prossimo anche obiettivo, oltre a quello di cambiare sesso, è quello di in futuro di comprare una fotocamera migliore. Poi, specialmente adesso che ci sta una situazione di mezzo, la fotocamera mi servirebbe per moltissime cose momentaneamente. Io sto girando con un Samsung di fotocamera 5 megapixel, è per questo che mi vedete uno schifo. E niente. Questo è tutto quello che avevo da dirvi. Guardate che bello. Vi mostro questo portafoglio di Guido Vietri. C'è anche sul mio 21 button se volete acquistarlo. Comunque iscrivetemi al mio 21 button perché pubblico spesso foto. E perché vi dico quello? Perché là troverete magari delle foto che giustamente non... vi faranno capire tante cose su di me, ovvero che anche io, anche se sono momentaneamente maschio, inizio un po' al futuro a vedermi diverso e quindi compro cose femminili, tipo le mie Gucci, che ho bellissime scarpe che costano l'ira di Dio, ma è stata una follia, che potete trovare sul mio 21 Buttons, tipo la palette che ho di Sephora che potete trovare su 21 Button e tantissime altre cose femminili, quindi per questo vi direi di iscrivermi al mio 21 Button, perché più che altro se vi piace qualcosa potete acquistarla, io guadagno qualcosa. Poi chi lo sa, magari se inizierà qualcuno a guadagnare, cioè a comprare qualcosa da me, poi comprerò la macchina fotografica il prima possibile. Così posso fare anche dei video più professionali, perché sinceramente con questa risoluzione non è che mi posso permettere dei video mega professionali, giustamente. E giustamente lo stipendio che ho mi serve per viverci, perché visto che vivo con mia nonna non mi piace che comunque lei paghi tutte le bollette, tutta la spesa. Poi sapete, le bollette sono tante perché ci sta la spazzatura, la luce, l'internet, l'acqua, la monnezza, quindi cioè veramente ci diamo un po' una mano, quindi tipo lei che ne so paga le bollette, io faccio la spesa grande e comunque non è che io guadagni chissà quanto, quindi per questo momentaneamente non posso permettermi una fotocamera. Quindi spero che qualcuno compri qualcosa da me, così mi compro una macchina fotografica. Oppure stavo decidendo di fare come avevo fatto per il tatuaggio, che poi non ho fatto più, di raccogliermi i soldi per comprarne una. E niente, io in questo video vi saluto, non volevo prolungarmi più che altro per il discorso del cambio sesso, perché comunque ancora è presto. Non è una cosa che momentaneamente faccio, ma quello che faccio è che ogni tanto magari mi vesto un po' da donna, mi trucco, mi metto l'extension, esco oppure così me ne frego, per vedere anche io come mi possa vedere. È vero che poi una prendendo gli ormoni poi cambia un pochettino, non è che si stravolge, però sì, poi magari per via delle operazioni una poi si può modificare a piacimento suo, tutto qua. E niente, io vi lascio qua sotto nell'info box tutti i link dove potete trovarmi, ovvero 21 Button, Facebook, eccetera, eccetera.
E niente, io vi mando un grandissimo bacione e niente, spero di raccogliere i soldi presto perché più che altro voglio fare dei video più professionali perché io ce l'ho la capacità di farli, cioè ho creato la mia sigla da solo che non pensavo poterci mai riuscire. E niente, quindi se riuscirò a comprare la fotocamera nuova, anche se ce ne vorrà penso di tempo, diciamo che... Come dire, farò dei video molto più professionali e sarò anch'io più presente. Poi giustamente chi lo sa se in un futuro facendo dei video più professionali, meno noiosi, con le musiche e tutto quanto, una risoluzione migliore, io non possa iniziare a realizzare anche dei miei sogni che ho anche magari di... Iniziare per l'appunto il mio percorso, ma so che purtroppo è una cosa un po' difficile perché più che altro momentaneamente giustamente non me lo posso permettere, poi perché cavolo, ci vanno veramente tantissimi soldi che io momentaneamente non ho, vi dico sinceramente. Quindi per questo vi sto spiegando una volta per tutte perché comunque ho certi punti un po' femminile come per l'appunto mi vedete in alcuni video come le extension, le parrucche, le unghie, ogni tanto il trucco. Quindi spero di iniziare al più presto ad avere una carriera anche qua su YouTube, magari con un pubblico più ampio. Comunque ringrazio sempre quelle pochissime persone che mi seguono. E io faccio comunque i miei video anche per sfogarmi, non solo comunque per farmi vedere da YouTube. Quindi chi se ne frega. Comunque se io giustamente avessi un pubblico più ampio, avessi una fotocamera nuova, credo che i miei desideri si potessero diciamo un po' realizzare meglio, perché giustamente magari anche con YouTube sapete si guadagna un qualche cosina arrivando dai 1000 iscritti in poi. Io ne ho soltanto 192, quindi ancora la strada per me è lunghissima. E quindi niente, penso che comunque con una risoluzione migliore, e per l'appunto vi ripeto, con una fotocamera migliore io potrei iniziare a dare più fantasia al mio canale, perché per l'appunto per ora mi sono sempre fermato perché più che altro fare dei video con una risoluzione così un po' sfocaticcia, un po' non troppo professionale, questo danneggia anche il mio canale. Infatti, comunque, sul mio canale ci sono più di 350 video, credo. Sulla trecentina sì, quindi non è che io video non abbia mai fatto e non ve ne ho mai portati, però giustamente magari una buona risoluzione, delle luci, cose così. Sarebbero l'ideale. Comunque io non vi sto chiedendo niente perché più che altro non sono il tipo da fare elemosinare. Se un giorno avrò questa fortuna di avere qualche soldino in più, vi ripeto, sarà la prima cosa che farò più che altro per me, perché magari chi lo sa, con YouTube iniziare a guadagnare anche pochissimo arrivando a 1000 iscritti per me sarebbe anche un grande aiuto per il fattore che potrei iniziare comunque le cure, potrei iniziare a fare dei video migliori e essere più apprezzato dalla gente, ma non è, vi ripeto, una cosa che momentaneamente posso fare perché, vi ripeto, ho 192 iscritti, momentaneamente non posso guadagnare, ancora ce ne vogliono iscritti e non è una cosa che purtroppo posso fare, vi ripeto, perché non ho la possibilità economica momentaneamente di spendere per YouTube. E quindi niente, ho creato anche questo profilo 21 Button con la speranza che qualcuno acquisti qualche capo da me. E niente, così magari chi lo sa. Comunque penso di aver fatto una stupidaggine comprando le Gucci, anche se le adoro e le porto ogni sempre perché solo ora capisco che magari potevo fare tutto questo molto prima perché, cavolo, le Gucci mi sono costate 700 euro. È vero che alcuni soldi mi erano stati regalati per il compleanno e quindi non li ho messi tutti di tasca mia, ma appena l'ho visto ho detto, cavolo, devono essere mie.
E quindi niente, mi sento un po' in colpa per quello più che altro, perché penso che, perché le Gucci ce le ho super giù da 2 mesi, che potevo comprare già tutto l'occorrente per fare i video migliori, ma sono stato stupido perché non ci ho pensato. E poi anche è vero che magari è anche un fattore di piacere alla gente quello che tu pubblichi. Magari è vero, io comprerei una fotocamera e la gente non mi, magari non mi apprezza, c'è tutto un discorso dietro. Io spero tanto che magari che mi arrivino dei momenti migliori. E niente, vi ripeto, il primo stipendio che avrò buono sarà quello di investire sopra di me, sopra la mia persona, sopra i video che ho intenzione di fare e che non ho mai fatto. Quindi niente, questo è un video un po' di sfogo. Io pensavo di dover parlare soltanto del mio aspetto, ma invece mi sto rendendo conto di stare parlando un po' di tante cose. Perché per l'appunto fare 2 video a settimana non è una cosa soddisfacente per me, perché ho tantissime cose da dire e 2 video a settimana sono veramente pochi. Vi ripeto, se avevo una risoluzione migliore, ve ne sarei portata anche un video al giorno per 7 giorni, credetemi, ma purtroppo, ahimè, ancora questa cosa non potrà arrivare perché sono stato anche io stupido con le mie scelte. Quindi niente, vi lascio qua sotto tutti i link dove potete trovarmi. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Scusatemi se in questo video ho parlato di tante cose, ma cioè cavolo, dover aspettare il mercoledì e il sabato un video nuovo mio per poter parlare, sfogarmi, comunque è un video proprio sfogo che volevo fare, cioè. Perlomeno abbiamo girato tutte le carte in tavola e sapete magari un qualcosino in più di me che non vi facevo un aggiornamento da tanto. E niente, vi mando un grande bacio. Se siete nuovi iscritti, io vi mando un bacio enorme. E se arrivo a 1000 iscritti, come minimo faremo un mega giveaway, ma ancora ce ne vorrà. E niente, io vi mando un grandissimo bacio per l'appunto nuovamente e ci vediamo al prossimo video che sarà sabato. Ciao!